Stefano Medas, buongiorno Buongiorno, buongiorno a voi. e benvenuto, bentornato, anzi, Grazie. qui nel posto delle parole, dopo averci raccontato circa 3 anni fa il suo primo romanzo intitolato Rex Yuba. Leggo nel risvolto di copertina che Stefano Medas è archeologo subacqueo e navale, ha condotto numerose campagne di scavo su relitti e siti sommersi, è stato docente a contratto di storia della navigazione antica all'Università di Bologna e di archeologia e storia navale del mondo fenicio-punico all'Università di Cagliari. Beh, devo dire, Stefano Medas, che sentire che si è professori di archeologia e storia navale del mondo fenicio-punico, credo che sia una cosa molto bella oggi, nel 2020. Beh, insomma, diciamo che questo fa parte un po' dell'attività, se così si può chiamare, collaterale che mi riguarda, nel senso che io sono un professionista dell'archeologia subacquea e quindi lavoro proprio come professionista in questo campo, soprattutto nell'archeologia legata alle cosiddette grandi opere pubbliche, cioè a tutte quelle opere che necessitano di un intervento archeologico preliminare. Nello specifico, diciamo, le opere di carattere idraulico, quindi quelle che vengono realizzate sott'acqua. E poi, certamente, il mio indirizzo di ricerca è rappresentato sostanzialmente dalla nautica, cioè dalla storia della navigazione, anche in senso tecnico propriamente, cioè come si navigava. Questa è la ragione per cui ho avuto questi incarichi all'università. Ma lei quanti giorni all'anno passa sul mare? Dunque, Anzi, dipende un po'. nel mare esattamente, più Nel che sul mare mare. e molto, devo dire la verità, per la maggior parte, anzi nella laguna di Venezia, perché io lavoro soprattutto in laguna veneta e nel mare antistante la laguna veneta, ma sostanzialmente in buona parte del mio lavoro a livello operativo è in laguna veneta da più di 20 anni. E comunque sì, passo tanto tempo, diciamo, a seconda un po' di come funzionano, di come procedono i lavori, possono essere comunque diversi mesi all'anno a livello operativo. E che archeologia c'è nella Laguna Veneta? Ma nella Laguna Veneta noi abbiamo sostanzialmente un'archeologia che riguarda in grande parte l'età romana, diciamo non è forse risaputo dalla gran parte del pubblico, di chi si occupa, di chi è appassionato di queste materie, non è proprio così risaputo il fatto che in realtà la Laguna Veneta e soprattutto la Laguna Nord era insediata in epoca romana. Caratterizzata da insediamenti sparsi che già sfruttavano l'ambiente lagunare tra il primo secolo a.C. e il primo secondo secolo d.C. e quindi buona parte della nostra attività riguarda proprio queste strutture di età romana che sono distribuite un po' in tutta la laguna nord, diciamo, dall'isola della Certosa, dall'isola di Murano verso Burano, Torcello e così via. E Queste strutture in grande insieme parte. con questa attività professionale, Stefano Medas propone un'altra attività, quella della scrittura. E come alterna la scrittura, in questo caso del romanzo, il nuovo romanzo, Il Testimone, precedentemente di Rex Yuba, insieme col suo lavoro? Perché le ho chiesto queste cose perché molto del suo lavoro, ovviamente, attraversa la struttura del romanzo. Certamente, io sono un grande appassionato di mare fin da bambino, ho sempre fatto attività sportiva nel mondo della vela e delle derive soprattutto e da più di 20 anni mi occupo proprio di navigazione tradizionale con le barche storiche, faccio corsi e cose di questo genere con le imbarcazioni tradizionali che sarebbero le vecchie barche dei nostri bisnonni, per intenderci, quelle armate ancora con queste vele al terzo, vele latine che erano tipiche della tradizione mediterranea e adriatica in particolare dove io, insomma, dove opero. E quindi dentro questi romanzi chiaramente c'è tanto di questa esperienza, di questa passione soprattutto. E poi io fondamentalmente nasco come storico e quindi diciamo sono un storico un po' prestato all'archeologia, anche se poi tutta la mia attività professionale si è svolta nel contesto e nell'ambito dell'archeologia, però nasco come storico, come formazione scientifica. Quindi la storia della navigazione e di questi viaggi particolarmente importanti, diciamo così, come estensione, come impegno, mi ha sempre affascinato tantissimo e credo che gli antichi ci abbiano lasciato nei loro testi già una fonte di ispirazione straordinaria.
leggendo per esempio gli Atti degli Apostoli relativamente a questo viaggio che fa San Paolo dalla Palestina fino a Roma, si ha una fonte di ispirazione straordinaria, perché in due pagine di testo praticamente abbiamo raccolta tutta l'essenza della navigazione antica, da come si navigava, da come si viaggiava, alla circostanza terribile di una tempesta che porterà poi a un naufragio disastroso, ma che è la realtà viva di una navigazione antica trasmessa proprio dalla viva voce dei protagonisti. Questa è una cosa straordinaria che mi ha sempre affascinato e che chiaramente guida un po' anche la mia passione nello scrivere. E lei ha detto la parola tempesta, Stefano Medas. La parola tempesta a proposito dell'attività di mare, della barca, dove c'è San Paolo che affronta questo viaggio. Ma non si tratta solamente di una tempesta sul mare, si tratta anche di una tempesta di pensiero, perché qui c'è Callimaco, Paolo di Tarso, che sono a confronto, e Paolo di Tarso è una persona con autorità, è una personalità straordinaria, e questa storia racconta di questo viaggio, di questa testimonianza, è più che un viaggio, una testimonianza, tant'è vero che il romanzo, proprio Il Testimone, si intitola Dall'Egitto a Roma sulla rotta del mistero. Ovviamente non parleremo troppo del mistero, lasciamo ai nostri ascoltatori, prossimi lettori, però da che cosa nasce questa vicenda? Lei diceva poco fa che prende a piene mani dalla storia, e quindi come è nata questa storia, dove ha introdotto nella struttura della narrazione il viaggio di San Paolo dalla Palestina fino a Roma e poi tutto quello che è successo in questo romanzo? Ma guardi, io sono sempre rimasto affascinato da un fatto, diciamo, da quando studiavo al liceo, all'università, ma anche proprio così come passione mia personale, una persona che non abbiamo citato, protagonista profondamente di questa avventura umana e, se vogliamo, interiore, è poi Seneca. Allora, Seneca mi ha sempre impressionato perché in alcune lettere sembra veramente di leggere un autore cristiano, quando sappiamo benissimo che Seneca era un filosofo. E quindi questa linea di pensiero di questo stoicismo molto avanzato, molto elaborato, che portava delle considerazioni di carattere morale molto avanzate e molto simili al cristianesimo, mi ha sempre affascinato per la contiguità che aveva con il primo messaggio cristiano, che è fondamentalmente quello che viene riportato qui di San Paolo, attraverso appunto la figura di San Paolo, che è una figura molto decisa, molto determinata di questo cristianesimo delle origini, molto intransigente se vogliamo. Ecco, è questa vicinanza tra una filosofia che sembra quasi sfociare nei messaggi di un cristianesimo iniziale, e quindi l'idea di trovare a confronto due personaggi, un giovane ragazzo, un filosofo che crede quindi nella ragione umana e non dubita assolutamente, anzi mette fortemente in discussione l'esistenza degli dèi e di tutto quello che riguarda questo contesto religioso, forse un po' ormai consumato all'epoca, e l'arrivo straordinario di questo messaggio, il messaggio di Cristo, che si materializza in questo contesto attraverso la figura di San Paolo. Ecco, questo rapporto tra una filosofia che sembra quasi tendere a un'idea religiosa e invece la nascita proprio di questo sentimento religioso fortissimo, di questa rivoluzione straordinaria che ha determinato il cristianesimo sul piano spirituale, ma anche sul piano sociale, ovviamente, sul piano sociale, per non dire poi anche politico, se vogliamo, in senso lato, mi ha sempre affascinato, e quindi ho cercato di mettere a confronto due persone completamente diverse, che vedono la vita e si approcciano alla vita in maniera completamente diversa, che sono questo giovane filosofo che occasionalmente si ritrova su questa nave perché sta seguendo una spedizione di libri, e invece questo colosso, possiamo dire, questo grandissimo personaggio che era San Paolo, e che mette in dubbio tutto quello su cui questo ragazzo stava costruendo la propria personalità, la propria coscienza di uomo. E questo è un
diciamo, è un binomio, è un rapporto, è una relazione che secondo me ha un valore molto alto, perché ha cambiato interamente, ha stravolto la nostra civiltà e ha rappresentato, direi, anche un messaggio che dal punto di vista umano è assolutamente universale e potentissimo, proprio sul piano spirituale, potente al punto da poter mettere in discussione le certezze di un filosofo che invece materiava tutta la sua conoscenza, tutte le sue convinzioni su secoli, secoli di studi e di speculazione filosofica, quindi puramente incentrata sulle capacità dell'uomo. Capacità dell'uomo, filosofia, verità. E proprio mentre Stefano Medes diceva queste parole, casualmente avevo aperto la seconda pagina di questo romanzo e voglio condividere questa sottolineatura. La madre, la filosofia è la madre della verità. Bravo. È importante che si cerchi di diffondere i principi, altrimenti a cosa servirebbe? Con questo romanzo hai intrapreso la via giusta. Suscitare ilarità e divertimento è un modo efficace di raggiungere la coscienza della gente, di spingere le menti a riflettere. Forse che uno, soltanto perché vive del mestiere di vasaio o si spezza la schiena con l'aratro, non è in grado di apprezzare Aristotele e Platone? L'importante e aiutarli a capire come fare, dar loro gli strumenti giusti, ecco, è così che i filosofi diventano davvero utili agli uomini. Ecco, in queste poche righe l'essenza stessa è la verità della filosofia. La filosofia ha sempre avuto una pregnanza fortissima nel mondo antico, ma diciamo pure anche nel mondo medievale. Siamo noi oggi uomini molto materialisti e molto rivolti verso tutto ciò che è materiale, che si può consumare direttamente, ad avere un po' perso il senso di questo. Ma la riflessione filosofica, che poi non è molto distante da quella religiosa, se vogliamo, in certi contesti, e soprattutto quando si muove sulla, diciamo, sul settore della morale, ecco, la riflessione filosofica era un elemento fondamentale del mondo antico. E questo è proprio quello che cerco di raccontare, cioè questo giovane filosofo in sostanza crede fermamente nella ragione dell'uomo, quindi nelle potenzialità del pensiero dell'uomo, al punto da mettere in ridicolo in questo romanzo a cui lei accennava che sta scrivendo, a mettere in ridicolo tutto l'apparato degli dèi e quindi tutto l'Olimpo e quello che rappresentano nella vita comune, nella vita dell'uomo comune di ogni giorno, e poi questo ragazzo che pure ha questa fede incrollabile nella conoscenza e nella filosofia, rimane folgorato, e anzi direi disorientato, rimane completamente spaesato dall'incontro con San Paolo, perché San Paolo gli pone una lettura della vita radicalmente diversa, in cui tutto questo pensiero, in cui tutto questo ragionamento, diciamo, non è più quasi necessario. Ma la cosa straordinaria è che poi quando invece a Roma incontra questo filosofo, che lui naturalmente conosceva attraverso i suoi studi, perché veniva da Alessandria d'Egitto, questo giovane Callimaco, quando incontra Seneca rimane anche lì veramente stupito, dire ma come, questo è un filosofo che pure la pensa quasi, cioè ha delle considerazioni e delle concezioni morali che sono simili a quelle di Paolo, che invece rinega la filosofia, la rifiuta, cioè non l'accetta sostanzialmente, lui ha un messaggio che è un messaggio di fede. E questa congiunzione tra un aspetto filosofico e un aspetto di fede per me è una cosa straordinaria, ripeto, vedo in questo momento, in questa metà, in questa seconda metà del primo secolo dopo Cristo, un momento cardine nello sviluppo del pensiero dell'uomo moderno, occidentale se vogliamo dirla anche così, ma proprio per l'incontro tra questa filosofia ormai estremamente sviluppata nei confronti di una morale attenta alle necessità dell'uomo e l'arrivo di questo straordinario messaggio religioso che quasi si fonde, quasi giustifica addirittura questa filosofia in una maniera però completamente diversa, cioè attraverso la fede nella parola di Cristo. E questo mi sembrava veramente un argomento fortissimo, un argomento molto importante anche proprio per tutti gli sviluppi che ha avuto nei nostri confronti, chiaramente. La fede, secondo San Paolo, se ricordo bene, è credere nelle cose che si vedono e sperare in quelle che non si vedono. E
E mi ricorda anche uno dei tanti dialoghi, perché questo romanzo, Il Testimone di Stefano Medas, romanzo pubblicato da Mondadori, è un romanzo dove il dialogo è, credo, il protagonista più di tutti quanti. Non potrebbe non essere diversamente, pensavo diverse volte leggendo questo romanzo, proprio perché c'è questo tessuto, questa trama filosofica, questa ricerca della verità, che sia fede in Dio o in altro, ecco. E Callimaco entra in questo dialogo straordinario, lui giovane, con tutta la velleità e anche forse un po' di ibris, perché no? Ne potrebbe avere tutte le possibilità. Crede attraverso questo libro di poter vendere in Italia la sua opera, ma soprattutto crede che ci sia una possibilità di redenzione, come gli sta facendo capire forse San Paolo, perché l'ha detto poco fa lei, la figura di Paolo è una figura ciclopica e quindi lì la discussione insieme con San Paolo, insieme con Paolo, sicuramente è necessaria. Necessaria perché non è che si vuole arrivare alla verità assoluta, ma lì sono dei parresiastes che stanno discutendo, né più né meno. È proprio così. È un modo di rapportarsi diverso, ma sostanzialmente simile, uguale, che mette in rapporto due contesti molto diversi, ma altrettanto simili. Ora, questo ragazzo rappresenta, a mio modo di vedere, un po' il nostro spirito, quello di uomini un po' più vicini, appunto, alla materialità delle cose. Mentre San Paolo rappresenta appunto tutto quello che può essere e che deve essere creduto senza bisogno di prove, senza bisogno di essere toccato materialmente. È questo che sconvolge fondamentalmente questo giovane ragazzo, che invece era abituato a raggiungere tutto per deduzione, tutto per ragionamento, tutto per logica in qualche modo. Ecco, lo stravolgimento di questa logica è forse il messaggio più grande che porta Paolo e che porta a una nuova, completamente nuova spiritualità, che non è più quella degli dei antichi, ma che è una spiritualità, diciamo, da questo punto di vista forse molto più profonda, molto più moderna, perché coinvolge anche un contesto sociale di giustizia, di equità, che era sentito, era necessario, altrimenti dei filosofi, appunto come Seneca, non sarebbero arrivati a scrivere delle lettere o delle opere che addirittura hanno portato, come lei sa bene, a ipotizzare l'esistenza di un carteggio tra San Paolo e Seneca. Tanta è la similitudine tra le due loro forme di pensiero, che pure partono da, ripeto, da angoli e da situazioni diametralmente opposte, completamente diverse. Tutto questo sviluppo, lo sviluppo di questa storia, si svolge nell'ambito di un viaggio che rappresenta a sua volta una evoluzione, no, della propria situazione, un'evoluzione inaspettata, un'evoluzione terribile, terrificante, perché quando arriva poi la tempesta, è una tempesta che irrompe nella vita delle persone a bordo di questa nave che farà naufragio e che irrompe un po' come nella vita di questo giovane filosofo arriva alla figura di San Paolo. Quindi c'è questa tempesta, come diceva lei all'inizio, che è sia una tempesta materiale vissuta sul mare, ma sia una tempesta interiore che porta a un cambiamento radicale di questo ragazzo, ma sostanzialmente di tutta la nostra civiltà. Ecco, questo era una degli elementi che mi ha sempre affascinato tantissimo di questo, inizio di secolo, di questa seconda metà del primo secolo, che in qualche modo trovo veramente straordinario e rivoluzionario. Abbiamo parlato di Paolo, Teocrito, Callimaco, ma non possiamo non ricordare in questo viaggio, in questa tempesta, anche qui un'altra tempesta, però è una tempesta fatta più di malia, di sensualità, è la tempesta che riesce a creare Daphne. Beh, questo è un elemento che si aggiunge, forse giustamente come dice lei, è chiaramente che questa è una grande tempesta che irrompe con altrettanta forza nella vita di questo giovane ragazzo che aveva pensato molto poco alle donne, a differenza di suo fratello, e molto allo studio. E l'arrivo di questa ragazza effettivamente anche per lui è un po' sconvolgente.
Ma questo è uno sconvolgimento che, se vogliamo, diventa poi ordinario, rientra un po' nell'ordine delle cose di un giovane ragazzo che si affaccia alla vita, sta diventando uomo e così via, tanto che poi appunto si creerà una famiglia e quindi si normalizza questa situazione, certamente, ma l'arrivo di questa ragazza così particolare, così strana, così furba, se vogliamo, anche così astuta, ma così affascinante per tutto questo, crea un terremoto in questo ragazzo che si ritrova completamente disorientato e quasi costretto a capire a un certo punto che questa donna sta avendo un'influenza fortissima su di lui e che non se ne può più liberare, e quindi si trova profondamente legato al punto che poi, insomma, se la porta via. Stefano Medas, nelle conversazioni che realizziamo in questi giorni, non vogliamo mai, come uso d'altra parte qui nel posto delle parole, restare sempre dentro alla storia del libro o dell'argomento preso in considerazione, ma ogni libro che prendiamo in considerazione, ogni storia, vogliamo anche metterla in connessione con i giorni, con i tempi che stiamo vivendo. Ecco, questo tempo sospeso, queste notizie di cronaca, questa storia che sta succedendo, ed è veramente una storia che cambierà almeno il nostro sguardo, speriamo in bene. In che modo questa storia che lei ha scritto, il testimone, ci può dare nella prospettiva di quel viaggio di San Paolo dalla Palestina a Roma? Che cosa ci può dire a noi in questi giorni bui? Ma guardi, io devo dire in tutta sincerità che il messaggio che mi è rimasto sempre più forte, diciamo, nel leggere la personalità di San Paolo, è questa terribile intransigenza nella fede, cioè uno deve credere o non crede. Ora, credo che in questo nostro mondo, come ho fatto cenno prima, molto rivolto verso il contesto materiale, la situazione attuale che stiamo vivendo, come diceva lei, cioè questa cronaca abbastanza pesante, inquietante, ci debba riportare un po' alla consapevolezza che l'aspetto spirituale è un aspetto fondamentale dell'uomo. Non si può prescindere, non c'è nulla a livello materiale, che sia il denaro, che siano le cose, che siano una carriera, che sia tutto quello di più importante possa esistere nella nostra ottica, cioè nel nostro raggio di azione quotidiano, non c'è nulla che possa superare e comunque colmare la mancanza di una spiritualità, cioè di un pensiero interiore, che sia rivolto verso un contesto religioso o filosofico o un ideale, quello che vogliamo. Però la perdita di una spiritualità a vantaggio di un contesto materiale, di un ideale materiale, è secondo me una cosa molto grave, perché rappresenta un po' la sconfitta dell'uomo in qualche modo. Ma in qualche modo, se ho ben compreso le sue parole, Stefano Medas, oggi è più e sia grave il problema epidemiologico, ma nello stesso tempo è sì grave anche il problema morale. Penso proprio di sì, perché noi, soprattutto in questi ultimi anni, o vogliamo dire qualche decennio, ma parlerei quasi di anni, abbiamo veramente un po' perso questa dimensione, cioè ci siamo veramente rivolti verso una dimensione materiale eccessiva, a mio modo di vedere. Rapportiamo tutto con la materialità delle cose, cioè con la possibilità di fare delle cose, con la disponibilità che abbiamo a poter fare delle cose, ma senza un patrimonio interiore che ci sostenga, tutto questo, a mio modo di vedere, rischia di crollare, rischia di valere molto poco. E il disorientamento e la disperazione anche che stiamo vivendo, pertanto, in questi giorni, in queste settimane, secondo me può essere anche un messaggio, come diceva lei, che possa riportarci a recuperare un po' di interiorità e a capire che in fondo noi non possiamo niente, con tutta la nostra materialità, con tutta la nostra tecnologia, con tutta la nostra ricchezza e tutto quello che vogliamo mettere, basta un soffio della natura, un soffio dell'ambiente, che non siamo più niente. E senza una spiritualità, senza un pensiero interiore, siamo disorientati, siamo completamente persi.
Stefano Medas, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Dunque, guardi, io devo dire, in questi giorni sto leggendo una cosa stranissima, curiosissima, perché io, oltre che, diciamo, storico, grande appassionato di storia, chiaramente è il mio mestiere, l'archeologia, sono un grande appassionato di gatti e sto leggendo un vecchio libro degli anni 30, pubblicato da un medico, che descrive la psicologia del gatto in maniera quasi un po' ironica, ma molto approfondita, con l'occhio di uno scienziato, di un medico. E questa cosa mi sta appassionando e mi sta divertendo vedere un po' come questo dottore, questo medico, analizza quasi a livello psicanalitico la figura del gatto. Un libro curiosissimo, credo che non sia pressoché introvabile, che era una cosa pubblicata negli anni 30, ma credo fosse già addirittura una riedizione di un'opera di fine 800, e questo mi sta divertendo molto, questo è quello che sto leggendo al momento. Grazie, grazie davvero Stefano Medas per il tempo che ci ha dedicato per parlare del suo grazie. Nuovo romanzo, Il Testimone, ma non solo di questo romanzo. Grazie, grazie davvero. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Buongiorno.